Okay, fuck it, I lied. It's drum and bass. What you gonna do? Ciao a tutti, eccoci qua con Cave Story Più, parte 20! Wow! Wow! Siamo finalmente arrivati alla parte finale. Parte finale tra virgolette, perché poi avremo la best ending e tutte le varie parti extra, challenge e cose varie da fare. Però anche siamo... la erotic ending. La erotic ending magari ci fosse. E non muore più sto pervertito. Dai. Non muore più sto cacchio di cose, è morto finalmente. Torniamo qua a prenderci un po' di vita e poi andiamo finalmente alla battaglia finale. Ok, bella. Qua dentro, ok. Let's go! Sei pronta, Sara? No. Vabbè, tanto devo giocare io. Sala del trono. Wow, ecco Misery. C'è Misery. Che andiamo. Figa. Eh sì. Ah, sei tu ancora? Ma va? Sei veramente ostinato. Ma va? A distruggere il nucleo. È per questo che sei qui. Prima pensavo che tu fossi solo uno stupido robot, ma ti avevo sottovalutato. Dovresti sapere che io non ho assolutamente niente con quest'isola. È il mio destino obbedire a chi indossa la corona. Preparati. Via. Finalmente combattiamo contro Misery. Misery. E si è completamente... cioè se ne è strafottuta che gli ho tirato un colpo di spur caricato. Comunque, questo è il primo dei, tra virgolette, quattro boss finali. Perché avremo Misery, poi avremo qualcuno in due forme e poi avremo il vero boss finale. Qualcuno mi sembra ovvio chi sarà, però... Balrog. Cosa? Balrog. Eh no, Balrog si è perso nel labirinto. Poverino! Dopo che Misery l'ha sbattuto lì, poi proprio non si è più visto. Che stronzo. Che schivato ho fatto. Complimenti, fai schifo. L'ho già battuta. Cacchio, non pensavo che la spurta gli aspetti tanto. Abbiamo avuto la stessa idea. Sconfitta Misery. E si forma degli scalini. Blocchi a Pierce. Già, saliamoci sopra. Supra. Supra. Let's go. The King's Table. Il tavolo del re, possibile? Tavolo di King? No, King è morto. Nooo! Gliel'ho ricordato. Ha ha ha! Finalmente è completo! Cosa fai? Ho detto Merry Christmas! No! Vabbè, i miei amici sono diventati rabbiosi quando abbiamo introdotto i fiori rossi come medicina. Questa era abbastanza semplice, i fiori rossi tirano fuori come la ketamina! Sì, più o meno, come se fosse droga. Tirano fuori le abilità latenti. E non solo, ma contengono anche qualcosa che distrugge la ragione. E adesso che ho finalmente completato e estratto e intensificato questo, è diventato il cristallo. Il cristallo rosso. Tan-tan. Oh mio Dio, ma perché lì c'è un Mimiga viola? È Chaco. Non te la ricordi? Non mi ricordavo fosse viola. Sì, è tipo rosa, viola. Tutti gli altri sono bianchi. Non si sa perché Chaco è rosa, vabbè. È andata a Chernobyl. Sì, più forse. E okay. Questo cristallo rosso funziona anche sugli umani, cazzo. Ha ha ha, incredibile. Capisci quanto veramente è straordinaria sta cosa? Non capisci, vero? Beh, ti farò vedere un esempio, allora. Wow, finalmente combattiamo contro il dottore. Si è mestruato. Si è mestruato dal Red Crystal. E questa battaglia è da fare col Nemesis, secondo me, visto che non ci spawnerà assolutamente niente che ci dà esperienza. E go Nemesis, quindi. E cazzo. Oddio, non so come ho fatto a schivarli tutti. Comunque è strafiga l'ambientazione con tutti i Mimiga incosati. Eh già, è abbastanza da battaglia finale. Figo. Oddio, ma come sto facendo a schivare questo attacco tipo completamente a culo di continuo? Ole, andato. Ah! Oh no! Merry Christmas! Il potere è fuori controllo! È diventato tipo un mostro di Frankenstein. Che schifo! Basta, non è più umano ormai questo. L'abbiamo perso.
Matteo è un golem, è un mostro, un Hulk. È un Hulk. Chiama Giovanni. È Giovanni anche lui, no, no, Giovanni no. No, lui è Luca. Lui è Luca. Luca è il dottore. Cazzo, ma ci sono pipistrelli ovunque, ma cosa? Vabbè, ma in tuo gioco spawnano tutti i mostri dolci. Sì, vabbè, se non ti sposti te lo butta in faccia, però. No, dai, è andato. Che faccia da deficiente. Si scioglie. Si scioglie in ciclo. Che schifo. I'm on my period. I'm on my period. E il cristallo rosso vola via. Sconfitto il dottore, yay! Tu pensi che sia finita, vero Sara? No. Esatto. Non è per niente finita, dobbiamo continuare a salire. Parliamo con Chaco. Oh, sei stato bravo. Mi sento come una piccola celebrità. Ma perché? Su? Sì, la conosco. È quella piccola ragazza che sembra un mimiga, ma in realtà è un'umana, vero? No, è un fungo. È un fungo? No, è un'umana. Beh, infatti i miei occhi non possono essere presi in giro. E non è qua, comunque. Vabbè, che deve fare mai? Sara, sei pronta a vedere Su umana? No, 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 io non guardo lo schermo, no, no, no. Dai. Oh, no. Finalmente, questa è la battaglia. No. Dai, Sara, non è ancora non il momento. Voglio... Non è ancora il momento. Vedere. Oh mio Dio, ci sono pezzi di nucleo ovunque. Già. E secondo te perché? Perché il dottore non è morto. Esatto. Perché il cristallo ha volato in cielo. Esatto. Oh merda, di nuovo quel nucleo, mi fa paurissima. Sì, è lui, però adesso è disattivato. Però adesso poi si vede una cosa rossa che ha la faccia del dottore dentro, no? Ma dai, e non poi... devi spoilerare! No, dai, metti censura. Fermati subito. Fermati i tuoi spoiler. Miseri che arriva, contieni i tuoi spoiler. Stai lontano dal nucleo se ti interessa per la sua vita. Se ti interessa la sua vita. No. Per un robot sembri avere delle emozioni umane. Sei diverso dagli altri robot che sono venuti qua anni fa, vero? Beh, a pensare che il nuovo re è stato sconfitto da te. Comunque, facciamo un patto. Puoi cadere con l'isola e morirci insieme. Oppure potresti dimenticare tutto e lasciare subito l'isola. Se te ne vai subito, ti garantisco la sua vita. Non la ucciderò. Altrimenti... Non ti lascerò scappare. Chi è là? Sto cazzo! Sto cazzo! Sale il ciclo, sto puntuando, che schifo! No dai, io non c'era più etica del gioco. Hai già dimenticato la voce del tuo maestro, Misery? Il potere del cristallo rosso è incredibile. Anche adesso mi sento così vivo. Anche se il mio corpo è collassato, la mia ragione è completamente lucida. Mi sento come se fossi diventato un superumano. Incredibile. Cosa c'è, Misery? Questa forma ti sconvolge? Cazzo! Cazzo! Quelli che imbrogliano la morte scompaiono. E provo ad attaccarlo, ma è cellulite volante, quindi non riesco a capire. Non puoi essere aiutata. Questi pazzi... che cazzo stai dicendo? Tipo i pazzi che non riconoscono nemmeno la voce del... Non so cosa sta dicendo. Misery, fino al giorno in cui morirai tu sarai il mio pupazzo. Il mio la mia bambola gonfiabile. No, Sara. E Misery è ormai andata. E Su così inizia a parlare a random. Ehi, dovremmo andarcene. Arriva il cristallo rosso e la trasforma in una gnocca a caso. Oh mio Dio, what the fuck. Eh già. Non ti lascerò scappare vivo. Via, questa è la battaglia finale. Dio santo, che sfigata. Aiuto. E siamo contro Su in forma figa e Misery in forma mostruosa e il nucleo posseduto dal dottore. Cioè, cosa c'è di più epico di questo? Ma Balrog, poverino, l'ha lasciato fuori. Ma Balrog non è un vero cattivo, dai. E come sempre tu hai fatto 69 di danno. Grazie, Sara, per averlo fatto notare. Sì,
Cioè, Rikukun... No, no, dovete sapere che il muro bordato di Rikukun è il 69. Chissà perché. Senti, l'ha pervertito. Vabbè. Ecco, una cosa per questa battaglia. Non vi consiglio di usare il Nemesis, perché ovviamente ci saranno mostri a caso spawnati da Misery che ci daranno esperienza valanghe, quindi il Nemesis non è proprio l'arma migliore da usare. Andate di Spurk, andate sicuri. E una cosa strana è che potremo comunque far fuori Su e Misery, ma comunque non, cioè, non influenzerà la storia. Cioè, una volta che toglieremo dalle balle Su e Misery, che ci attaccheranno in qualsiasi modo, sarà molto più semplice la battaglia, però io tenterò di ammazzare semplicemente il dottore. No, uccidi anche Su, che non voglio vederla da umana. No, ma si vede lo stesso. Cioè, non, poi una volta che finisce la battaglia si ripiglia, in qualsiasi caso. Ma dai, perché non la vuoi vedere da umana? È così carina. Ma perché Su in realtà è un fungo? No, è un umano, è una figa adesso, direi il vero. Dio, devo lanciargli i razzi. Muori. Ok. Ecco, una cosa muori. Che, una cosa che mi dà fastidio. Oddio, si è aperto un ano dentro la faccia del dottore. Che dio. Oddio, sparato cagate. Ammazziamolo subito. Smettila, che schifo, smettila. L'ha distrutto, l'ha distrutto. Ok. Vabbè, è esploso tutto. Hai sconfitto l'Undead Core. Non è ancora finita. L'elicottero è pronto per andare. Chi è? Mayday, Mayday, aiuto. Il carburante è sufficiente. Possiamo andarcene in qualsiasi momento. Non pensavo che ce l'avremmo fatta così a salire fino alla superficie. Mi chiedo se quei bambini siano salvi o no. Sta parlando dei suoi figli. Un terremoto? Oh, qualcosa è successo al nucleo, mi sa. Esploso, sai. Oh no. Dai, Su è ancora un Mimiga, sei felice? Io mi fiderò solo di Mapic, non in sto gioco. L'isola sta iniziando a collassare. In questo, di questo passo è solo un problema di tempo fino a che non collasserà pure questa zona. Comunque dobbiamo scappare subito. Ok, via, scappiamo prima che ci cada addosso tutto. Schiappiamo. Ecco, tutti i Mimiga sono fuggiti a cazzo. E via, si sono aperti da soli, si potevano aprire in qualsiasi momento, però sì, erano loro che decidevano di stare lì rinchiusi per non farsi male. Rimarrei schiacciato se non corri veloce. Oddio, ci cade addosso tutto. Ma sopra non dovrebbe esserci il cielo, cioè i sassi da dove stanno cadendo, non ho mai capito. Oddio. Ecco, vedete questa, devo dare in fretta però, vedete che la porta lì è aperta? Se noi entriamo lì potremmo andare per il finale perfetto, però in questa parte voglio farvi vedere il finale normale. Shit, mi cadono sassi addosso. Oddio. Un altro. Madonna. Sto subendo più danno adesso che durante la battaglia finale. Oh no, è una via, è come si dice? È un vicolo cieco, ecco, non mi veniva. Dobbiamo saltare. Se non, se no rimarremo schiacciati dalle pietre. Ce la puoi fare? Detto con tutta la calma, Rikun. Se no rimarremo schiacciati dalle pietre. Forza, salta più, più lontano possibile. Yeah! Su che sei. Via! Cosa sta succedendo? L'isola sta cadendo. È troppo pericoloso aspettare ancora. Dobbiamo andarcene adesso! Devo bere. No, che triste! Sta cadendo tutto! No! I gatti! Dov'è Jenka? Dov'è Jenka? Jenka ancora lì! No! Sono tutti ancora lì! Oh, merda, 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 che brutto! Già, sta cadendo tutta l'isola, guarda Sara! Quanto cazzo ci mette a cadere? Boom. È caduta. Basta. Cosa sta succedendo? Più che altro dov'è Quot? Ah! Che cazzo? Impicchiata! No, esce dallo schermo. No. Ehi, Kazuma ci ha presi al volo. LOL. Kazuma ti ha preso. Yay. Wow. Con la voce più sexy del mondo. Wow. Non pensavo che ce l'avresti veramente fatta. Hai distrutto il nucleo. Probabilmente non vedremo il dottore né una seconda né una terza volta grazie a te. La
pace rimarrà. Torniamo a casa. Sara, torniamo a casa. Rico con... Yay! E questa era la fine bella, tra virgolette, la good ending, perché in realtà sono rimasti tutti sull'isola a morire. Ecco. A parte la famiglia Sakamoto e Kurt. E basta. Tutti gli altri erano ancora sull'isola. E... Che triste. Sì, è una fine abbastanza triste per essere la good ending, in effetti. Gente, è morta anche Curly. Eh sì, anche Curly è morta in questa ending. In questa ending muoiono praticamente tutti, a parte quelli che si vedono alla fine che se ne vanno. Tutti, muoiono, tutti. Cioè, è peggio della bad ending, perché alla fine, cioè, tu nella bad ending non sai se muore Curly, se muore quella gente lì. Cioè, tu sai solo che il dottore invade la Terra, però non sai se muoiono i personaggi che hai visto durante il gioco. Cioè, potrebbero benissimo essere rimasti vivi. Invece in sta ending qua muoiono Curly, Balrog, tutti quanti, che brutta cosa. E vabbè. Sara, guarda i titoli di coda, che fighi. Sì, i titoli di coda sono fantastici, sono geniali. Sì, il bello cioè che non c'è un cazzo da dire, tipo, le persone che l'hanno fatto, tutte queste cose. Fanno vedere immediatamente i personaggi del gioco. Perché in realtà il gioco l'ha fatto una persona sola, quindi non c'è bisogno dei titoli di coda. Grandissimo. Guarda, ma Pignon! Che puccia. Ma che faccia? Ma Pignon è la nostra nuova mascotte del canale, oltretutto. Mm-hmm. E via i mostri. I Kirby, i pipistrelli, i pipistrelli, la porta, il cinghialotto, l'elefante, il Mapignon bianco, il Mapignon grosso, il pesce epico, Jeff the Killer, la cosa bianca e le zanzare, il zanzaro, ma Jeff the Killer, quello del cimitero, le meduse, la corona dell'isola mostro, Gaudi. I Gaudi adesso arriveranno, eccoli. Gabri! I Gaudi Ninja. Gabri! I cosi strani, i nostri figli, Sara. Che carini. Sono dei cosi da deforme. Ah, just Night Spirit! Night Ghost, non Night Spirit. Guarda, Sara, i Malco ha fatto crescere altri Malco. Che cosa carina. Adesso sono carini, però, da vedere. No, ma scusa, non ha molto senso, però, cioè, tipo... Ma il Ghost, la fine... Che Ghost? Il tipo quello là a forma di Balrog. Ah, è quello lì, buono. C'è Giovanni! Giovanni. Devo fare un ruttino. No. Sara. Ciao a tutti. No. Ma non si vedevano mica su e i tuoi umani? Eccoli, eccoli, Sara, guarda! Starnutiscono e tornano mimiche. Sara mi ha abbandonato per tornare. Che tristezza. Vabbè, concluderemo la parte senza di lei, tanto ci sarà la prossima. C'è gente a casa che sta facendo il gioco, in realtà l'ha fatto una persona sola, ma vabbè. Guarda tutti i personaggi che arrivano, però Booster, Genka, Toroko e King sono morti, che tristezza. Siamo arrivati alla fine. Ora non concluderò la parte fino a che Sara non si farà sentire. Ciao a tutti! Dai, babba! Dai, che cazzo vuoi? Niente, adesso questa parte è finita e nella prossima parte procederemo per la best ending. Uccideremo Ballos. Sì, e... censurerò anche questo, vabbè. E niente, Sara, cosa ne pensi della good ending? Che secondo me su è sfigata e Mapignon è un gran fungo di quelli proprio gangsta, cazzo, aia, ho battuto il gomito sulla scrivania. Complimenti. Manca Curly, dov'è Curly? Non ho io. Dove sei? Perché non ci sei nella good ending? Ok, in mano. È perché sono a casa tua. Ah, ok. E credo che... Ok, sì, dobbiamo uscire. Così, per forza. Ok. A proposito, quel teschio lì è del terzo proprietario della corona, come abbiamo visto nella statua, nella sala delle statue. E niente, per questa parte è tutto. Preparatevi. Andate tutti a cagare. No, dai, poverini. Glielo diremo alla fine del Let's Play. Alla prossima parte con la best ending. Ciao a tutti da Rikukune Medusa. Ciao gente. E da Mapignon. E basta. Ciao.